Ciao, ciao carissimi amici, eccomi qua. Questa è la mia prima diretta. Io di solito non ne faccio dirette. Sono un pochino imbarazzato perché io di dirette non ne ho mai fatte in vita mia. Come potete vedere, io ho un canale YouTube, ho una fans page su Facebook, quindi sono anche un pochino emozionato. E niente, volevo dirvi che oggi è primavera. E sono anche un pochino triste perché purtroppo dobbiamo stare tutti quanti a casa, me compreso. Io sto a casa, come potete vedere nelle foto che posto, io sto a casa, quindi sto a casa e ho pensato di fare una diretta alle 8 e un quarto, aspettando il Girarrosso Santa Rita, perché il Girarrosso Santa Rita mi porterà il pollo a casa, logicamente. Perché ovviamente, logicamente, mi porterà questo pollo a casa perché io non esco. Logicamente il coronavirus mi fa paura, mi fa molta paura, ci sono tanti morti in Italia, quindi invito tutti gli amici che sono all'ascolto in questo momento di stare a casa, di non uscire, perché meno usciamo e meno ci contagiamo e logicamente meno ci ammaliamo e meno moriamo. Ho visto anche purtroppo un bruttissimo post sui social di una influencer che ha partecipato al Grande Fratello, una GFina, dove diceva che appunto quelli del nord vanno al sud e lei era contenta che finalmente il nord si era abbassato al sud. Ma non c'è distinzione, perché l'Italia è un paese unito. Cioè, quando noi andiamo all'estero, logicamente diciamo, ma tu di dove sei? Di Milano, di Torino, di Napoli? No, siamo italiani, ragazzi, italiani. Quindi io aspetto il Girarrosto Pollo Santa Rita, quindi quando mi suonerà la porta, mi dispiace, ma dovrò abbandonarvi. Innanzitutto inizio con, potete vedere, io mi lavo le mani, ragazzi, perché qua non si scherza. Quindi mani. Mascherina, ricordatevi la mascherina è importantissima, anche se sono irreperibili, però qualcuno ancora si trova. Se qualcuno vuole la mascherina, logicamente può trovarla da tantissime parti, attraverso parenti, amici, familiari, e comunque la mascherina si può sicuramente trovare. Quindi, la cosa che vi volevo dire, questa sera io ho pensato di fare questa diretta che non ho mai fatto, quindi sono imbarazzato perché non sono abituato a stare davanti alle telecamere, come voi ben sapete. E quindi stasera io mi farò una bellissima cultura su dei film che adesso vi consiglierò. Allora, il primo film che vi consiglio è questo. Direttamente da Napoli, il Mamma Santissima, con il grandissimo Mario Merola. E Marisa Longo, cioè Mamma Santissima, questo è uno. Poi, secondo, eccolo qua, da Corleone a Brooklyn, sempre Mario Merola e Maurizio Merli. Chi è che non conosce Maurizio Merli, quello che dava gli schiaffi così, quel poliziotto che dava gli schiaffi così, bellissimo film, direttamente da Napoli, ancora in celofanato. Comprato vicino a via San Gregorio Armeno, e poi un altro film bellissimo, I contrabbandieri di Santa Lucia. Ok, contrabbandieri di Santa Lucia, eccolo qua. Anche questo, Mario Merola, Antonio Gianni. Comunque ci sono diversi attori napoletani. Un film di Alfonso Brescia, eccolo qua. Guardate, I contrabbandieri di Santa Lucia. Io mi rilavo le mani. Allora, le mani si lavano così, 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 come vi ha insegnato Barbara, ve lo insegno anch'io, l'avrete visto 100 volte, migliaia, migliaia, migliaia di volte. Ricordatevi che le mani vanno lavate. Quindi, adesso, niente, continuerò la mia diretta. E magari vi accompagno con qualche canzone, perché questo era il mio obiettivo, quello di farvi sentire qualche canzone
alla chitarra in diretta che non ho mai fatto. Questo giro tondo d'anime, chi si volta è perso e resto qua. So per certo, amico, son voltato anch'io per raggiungerti. Mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se tu non ci sei più, se tu non ci sei più. Vedi questo giro tondo d'anime non c'è un posto per scrollarsi via di dosso. Quello che c'è stato detto è quello che oramai si sa, e allora sai che c'è che prende un treno che va a Paradiso Città e di saluto a tutti è salto su. Prendo il treno e non ci penso più. Un viaggio ha senso solo senza ritorno se non il volo. Senza fermate nei confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco mi dirai: destinazione paradiso. C'è che prendo un treno che va a Paradiso Città. Io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco mi dirai: destinazione Paradiso. Un viaggio ha senso solo senza ritorno se non fermatene i confini, sono orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco mi dirai: destinazione paradiso, paradiso città. Grazie mille. Questa canzone era una canzone bellissima di Gianluca Grignani che si chiama Destinazione Paradiso. Come stavo dicendo, questa è la mia prima diretta, quindi scusate se ci sono degli errori, magari se ci sono delle stonature, però logicamente non chiamatemi artista perché io non sono assolutamente un artista. Quindi andiamo avanti ragazzi, con delle bellissime canzoni. Quindi voi che state cenando, vi auguro una buona cena e vi canterò altre bellissime canzoni. Ok? Questa era la prima canzone di Gianluca Grignani e adesso per andare avanti vi canterò questa altra canzone. Una canzone, secondo il mio punto di vista, molto bella. Questa canzone si chiama L'isola che non c'è. Seconda te, seconda stella a destra, questo cammino. E poi dritti fino al mattino. Poi la strada
trovi da te. Dall'isola non c'è. Forse questo sembrerà strano, ma la ragione è un po' preso la mano. Ed ora sei così convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci che pazzia, è una favola o solo fantasia? E che saggio che natura lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è, che non c'è. Un'invenzione e neanche un gioco di parole. E se ci credi ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Sono d'accordo con voi, non niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è. Seconda stella a destra, questo cammino, e poi dritti fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché questa è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato ti ride alle spalle, forse ancora più pazzo di te. Ciao, ciao Luciana, ciao che mi stai guardando. Questa è la mia prima diretta, come vedi, vedi che ti copio un attimino. Quindi ho voluto cantare queste due canzoni perché penso che sono due canzoni molto carine. E quindi adesso siamo qui sempre che aspettiamo il pollo Santa Rita, pollo Santa Rita per cenare e mangiare, perché io non esco di casa, mi rilavo le mani, come potete vedere, ta 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 ta, ta. Mi lavo le mani, ok? Adesso un'altra bella canzone per voi, ok? Cosa vediamo? Cantiamo questa canzone per gli amanti di Claudio Baglioni, ragazzi. Claudio Baglioni, un grandissimo cantautore italiano, io vi intrattengo con la mia musica, seguitemi. Signora Lia, stasera stai con tuo marito. Ma tranquilla che non sa che l'hai tradito. Ma stasera che hai capito di amare solo lui, senti che hai sbagliato troppo mai. Senti che hai sbagliato troppo mai. Ba 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 ba.
mia stasera piangerai da sola. Mi hai negato anche il tuo cuore senza una parola. Ora che vorresti che parlasse poco te, lui legge il giornale pensa a sé. Lui legge il giornale pensa a sé. Signora mia, l'amore ti ha giocato. Sai di un sogno mai avverato. Signora Lia, se tu vai via, non troverai niente per te. Signora Lia, stasera stai con tuo marito. Prova a dirgli che con l'altro è tutto finito. Lava i piatti, asciuga il viso, non ci pensare più. Siedi e accendi la TV. Lui ti siedi, accendi la TV. Grazie mille, come potete vedere vi sto intrattenendo con la mia musica dal vivo, come fanno tutti gli artisti che fanno i concerti dal vivo, anch'io ho pensato di fare una diretta perché lo so che siete tutti quanti a casa, ok? Quindi un'altra canzone che vi volevo appunto